Il principe William e Kate Middleton quest'estate hanno preso una decisione inaspettata per loro e per i figli. Cosa è successo? Proprio come tutti i comuni mortali, anche i reali inglesi quest'estate hanno trascorso un periodo di vacanza, eppure non si è mai smesso di parlare di loro e delle diatribe familiari che da tempo li vedono protagonisti. Con Harry e Meghan oltreoceano, infatti, i rapporti continuano ad essere più tesi che mai. Ad ogni modo, ad occupare un posto speciale sulle pagine del gossip sarebbero stati William e Kate, i quali per l'estate hanno preso una decisione alquanto inaspettata che ha riguardato non solo loro, ma anche i tre figli George, Charlotte e Louis. I principi del Galles quest'anno non sono andati in vacanza ai Caraibi, ma hanno scelto una meta ben diversa. Kate e William spiazzano tutti, l'insolita decisione per loro e per i figli. Le vacanze estive sono ormai finite e presto anche la Royal Family tornerà alle prese con la sua vita di sempre. I principini George, Charlotte e Louis si stanno preparando per il rientro a scuola, mentre William tornerà presto a rivestire i suoi incarichi ufficiali. Per quanto riguarda invece Kate Middleton, non c'è ancora una data certa per il suo rientro al lavoro. La principessa al momento è ancora in cura per il cancro, ma le recenti apparizioni pubbliche farebbero ben sperare per il futuro. Ad ogni modo, la decisione per l'estate presa dai principi del Galles che ha riguardato non solo loro, ma anche i figli ha decisamente sorpreso tutti. La famiglia reale per le vacanze non ha voluto quest'anno andare ai Caraibi o in altre località esotiche, ma ha preferito trascorrere un periodo di riposo lontano dai riflettori nella loro residenza di Norfolk, a Merol, vicino alle tenute di Sandringham del Re. È da lì che William e Kate avrebbero preso parte virtualmente ad alcune commemorazioni durante i mesi scorsi. In seguito, la famigliola ha raggiunto Re Carlo e la regina consorte Camilla a Balmoral per la tradizionale vacanza estiva nella residenza scozzese del sovrano. Insomma, stando alle indiscrezioni, le vacanze estive dei futuri eredi al trono e dei loro tre figli sarebbero trascorse all'insegna di tradizione, avventura e relax. Le tenute reali nel Norfolk e a Balmoral avrebbero offerto in particolare ai principini la possibilità di stare a stretto contatto con la natura e di praticare sport, proprio come amano fare anche i loro genitori. Pur non essendo andati ai Caraibi, i reali hanno avuto comunque modo di fare delle splendide vacanze, ma soprattutto di trascorrere del tempo di qualità in famiglia prima di tornare alla propria quotidianità. We'll be right back.